Il presidente del Consiglio dei Ministri italiano, De Gasperi, giunge a Parigi il 7 agosto 1946 per partecipare alla Conferenza di Pace di Parigi, apertasi il 29 luglio fino al 15 ottobre, in relazione alla bozza del Trattato di Parigi fra l'Italia e le potenze alleate che mise formalmente fine alle ostilità tra l'Italia e le potenze alleate nella Seconda Guerra Mondiale. Nell'estate del 1945 la storia mondiale fu scritta a Potsdam, appena a sud-ovest di Berlino. Con la fine dei combattimenti in Europa, i tre capi di governo delle potenze vincitrici si incontrarono per discutere sul nuovo ordine in Europa e in Germania. Sin dalla conferenza di Potsdam, tenutasi dal 17 luglio al 2 agosto 1945, e il mese successivo in quella di Londra, vi era più di un indizio per affermare che la Francia avrebbe favorito una pace non troppo dura per la nazione sorella, con le dichiarazioni di De Gaulle alla stampa del 12 ottobre. L'Italia è stata fuorviata dal fascismo. In ogni caso non si può assolutamente mettere gli italiani e i tedeschi allo stesso livello. Nel comunicato finale della conferenza si afferma la formazione di uno speciale consiglio formato dai ministri degli esteri di Gran Bretagna, Russia, Cina, Francia e Stati Uniti, con un permanente segretariato residente a Londra, al quale è devoluto il compito di preparare il trattato di pace con l'Italia, che è il primo compito importante che il nuovo consiglio dei ministri degli esteri dovrà assolvere. Nel comunicato si afferma che l'Italia è stata la prima potenza dell'asse a rompere i rapporti con la Germania, alla cui sconfitta essa ha dato contributi materiali. Essa si è ora unita agli alleati nella lotta contro il Giappone. L'Italia si è liberata da sé dal regime fascista e sta facendo buoni progressi sulla via di una restaurazione del governo e di istituzioni democratiche. La conclusione del trattato di pace con il riconosciuto governo democratico italiano renderà possibile ai tre governi la richiesta dell'Italia di essere accolta nelle Nazioni Unite. La successiva conferenza di Londra in settembre tratta la questione italiana. All'apertura della conferenza l'11 settembre, a quanto si afferma in ambienti ufficiali, il ministro Burns, a nome degli Stati Uniti, proporrà sin dall'inizio della conferenza che le colonie italiane siano lasciate sotto il controllo italiano in forma di mandato sotto la sorveglianza delle Nazioni Unite. Il ministro Burns ha confermato che il trattato di pace con l'Italia sarà il primo argomento della conferenza conformemente a quanto è stato stabilito a Potsdam. Il giorno successivo l'Unione Sovietica è contro l'immediata conclusione di un formale trattato di pace con l'Italia, ma è rimasta sola in tale atteggiamento. Inghilterra e Stati Uniti infatti hanno riaffermato la loro volontà di provocare una sollecita chiarificazione del problema italiano, quanto più rapidamente è possibile. La Francia, Jugoslavia, Austria, Etiopia e Arabi avanzano pretese. Le principali questioni connesse alla stipulazione del trattato di pace con l'Italia sono note. Esse sono: 1. Le frontiere, e cioè frontiere con la Jugoslavia e questione dell'Istria e di Trieste, frontiere con l'Austria e questione dell'Alto Adige, frontiere con la Francia e questione della Val d'Aosta. 2. Il futuro dell'impero italiano con particolare riguardo alle rivendicazioni della Grecia e dell'Abissinia e al desiderio di indipendenza degli indigeni della Cirenaica e della Tripolitania. 3. La questione delle riparazioni. Il 15 settembre il Consiglio dei Ministri degli Esteri dirama la seguente dichiarazione ufficiale. Il Consiglio ha iniziato la discussione in merito ai termini di pace. È stato deciso che tutte le Nazioni Unite, precedentemente in guerra con l'Italia, siano invitate a sottomettere per iscritto i loro punti di vista in merito a questo problema. Riguardo alla questione della sistemazione della frontiera italo-jugoslava, è stato deciso di invitare la Jugoslavia, l'Italia, l'Australia, il Canada, l'India, la Nuova Zelanda e il Sudafrica a nominare ciascuna, se lo desiderino, un rappresentante alla riunione che verrà tenuta lunedì dai ministri degli esteri per esprimere in proposito il punto di vista dei rispettivi governi. Raggiunta Londra il 17 settembre, la delegazione italiana prepara la propria posizione in vista dell'incontro con i ministri degli esteri del Consiglio dei Cinque. Il giorno successivo il ministro degli esteri De Gasperi espone le ragioni italiane
davanti al Consiglio provocando ottime reazioni. De Gasperi ha ricordato ai cinque ministri degli esteri che si sono radunati per assumere la storica responsabilità di una giusta soluzione che 600.000 italiani caduti nella prima guerra mondiale versarono il loro sangue non soltanto per la liberazione del Trentino e di Trieste, ma anche per contribuire alla liberazione delle altre nazionalità oppresse. È nello stesso spirito di solidarietà europea che l'Italia si dichiara ora pronta a gravi sacrifici al fine di affrettare la ricostruzione di un mondo migliore e afferma, ancora una volta, il suo sincero desiderio di riprendere con la sua vicina Jugoslavia i legami di amicizia spezzati dall'aggressione totalitaria che la democrazia italiana ha sempre ripudiato e condannato. È ben noto che anche nel passato De Gasperi ha suggerito la linea Wilson come una possibile base di discussione. Difatti, il 19 settembre, al termine dei lavori del Consiglio dei Ministri degli Esteri, è stato diramato il seguente comunicato. Il Consiglio ha convenuto che i segretari debbano esaminare il problema della frontiera italo-jugoslava e di Trieste e riferirne al Consiglio sulla base dei seguenti criteri di riferimento. 1. Studiare una linea che sia di natura principalmente etnica, e tale da lasciare il minor numero possibile di abitanti sotto l'amministrazione straniera, tenendo presente che opportune indagini verranno condotte sul luogo prima della delimitazione finale della frontiera. 2. Studiare le condizioni di un regime internazionale il quale assicuri che il porto e gli impianti di Trieste possano venire usati in condizioni di parità da tutto il commercio internazionale e dalla Jugoslavia, dall'Italia e dagli stati dell'Europa centrale alla stessa guisa che negli altri porti franchi del mondo. Il 22 settembre, inoltre, ha destato vivo interesse l'annuncio dell'incontro tra il segretario di Stato americano Burns e il ministro De Gasperi. Il ministro De Gasperi ha dichiarato alla stampa di aver avuto assicurazioni dal segretario di Stato americano Burns che gli Stati Uniti non chiederanno all'Italia nessuna riparazione e non appoggeranno nessuna richiesta di riparazioni presentate all'Italia da altre nazioni. La situazione e il clima tuttavia cambiano nella successiva conferenza di Mosca dal 16 al 26 dicembre 1945, incentrato sui problemi dell'occupazione dei territori conquistati. Secondo informazioni provenienti dagli ambienti americani di Mosca, alla vigilia della conclusione della conferenza vi era ancora molto ottimismo per quanto riguardava la questione italiana. Tuttavia, il giorno successivo, apprendendo le conclusioni del convegno, l'amara sorpresa italiana lasciava il posto ad un vivo rammarico a livello diplomatico. Le dichiarazioni di De Gasperi agli ambasciatori alleati erano improntate al riconoscimento di fatto e non solo a parole degli sforzi italiani durante la guerra, nella co-belligeranza con gli alleati dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943. Nei circoli diplomatici italiani si è seriamente impressionati dal fatto che il comunicato di Mosca rappresenta, per quel che riguarda la procedura relativa alla pace con l'Italia, un regresso nei confronti del comunicato di Potsdam. L'Italia non può credere però che si dimentichi la sua co-belligeranza di 18 mesi e di riconoscimenti avuti da parte degli alleati dei suoi sforzi e dei sacrifici nella guerra di liberazione e sente un vivo rammarico che nella procedura non se ne è tenuto conto alcuno. Insisterà con ogni energia perché ciò non avvenga anche nel fatto. Un così repentino mutamento rispetto alle assicurazioni date precedentemente all'Italia a Londra sulla sua sorte, l'ultima visita di De Gasperi a Londra autorizzò le migliori speranze e Bevin, segretario di Stato britannico, ebbe chiaramente ad esprimersi in favore considerando reale e valida la qualifica di co-belligeranti e tenendo conto dei sacrifici italiani. Si spiegano nell'ambito della politica internazionale usata come moneta di scambio nei più larghi e vasti negoziati dei tre grandi. L'Inghilterra infatti si era dichiarata avversaria di una politica di perdono verso l'Italia. Malgrado le ottime intenzioni e i tangibili aiuti, l'America si è trovata accanto all'ostile indifferenza russa. Di fronte all'abbinata ostilità anglo-russa, l'Italia si troverebbe nella peggiore posizione, completamente alla mercé di un diktat. La Francia si presenta al tavolo della pace in qualità di firmataria dell'armistizio con l'Italia, mentre non le competerebbe questa posizione. Essa chiede briga e tenda, cioè le chiavi delle valli piemontesi.
L'Austria chiede l'Alto Adige, anche se questo paese non esisteva altro che come provincia del Grande Reich, di cui covò nelle sue montagne Hitler, mentre Monaco-Baviera fu la culla del nazismo. Tito vuole Trieste e il confine a Lisonzo, e le speranze italiane sono aggrappate alla linea Wilson, sostenuta dagli americani. Di fronte alle continue allarmanti notizie provenienti da Parigi, dove sono riuniti i ministri degli esteri per la redazione del trattato di pace, nei vari contatti diplomatici sulle condizioni sempre più penalizzanti che si profilerebbero per l'Italia, il presidente del Consiglio De Gasperi, il 2 maggio 1946, si reca in Francia. I punti di vista italiani sui vari argomenti del futuro trattato di pace vengono esposti da De Gasperi e subito scoppia una dura battaglia per i confini italo-jugoslavi. Tutti gli ostacoli principali rimangono ed entrambe le parti si mostrano irremovibili. Nei circoli autorevoli americani si dichiara che Trieste è la chiave dell'intero problema italiano e la delegazione degli Stati Uniti non è disposta ad accettare le richieste russe per la consegna della città alla Jugoslavia, essendo la sua popolazione italiana. Il fatto sarebbe contrario ai principi della Carta Atlantica. Al 6 maggio i colloqui non riescono a sbloccare la situazione per le linee di indirizzo sui contenuti del trattato di pace, mentre De Gasperi intrattiene molti colloqui con i capi delegazione alleati. De Gasperi riparte per l'Italia l'8 maggio con i problemi fondamentali che restano insoluti, dichiarando che nulla è ancora deciso. Il 21 maggio da Parigi, mentre proseguono i lavori per la stesura del trattato di pace, giungono notizie sulle rivendicazioni territoriali della Francia nei confronti dell'Italia. Fino al mese di aprile dell'anno precedente il governo francese affermò di non avanzare rivendicazioni territoriali verso l'Italia. Questo quadro di inaspettate rivendicazioni avanzate da Parigi ha prodotto doloroso stupore in seno al governo italiano. In proposito, negli ambienti competenti italiani si osserva che l'attuale frontiera italo-francese, raggiunta di comune accordo fra i due paesi nelle successive fasi della rispettiva evoluzione storica, corrisponde sostanzialmente displuviale alpina, che separa in maniera precisa le popolazioni di stirpe italiana da quelle di stirpe francese. Dalla fine di maggio, l'evolversi della situazione a Parigi scivolerà verso un accordo tra le potenze vincitrici della guerra, nella stesura del testo del trattato di pace, che sarà duro e penalizzante per l'Italia, condizionato soprattutto dall'amicizia russo-jugoslava sulla questione dei confini orientali e, conseguentemente, sulle altre questioni relative agli altri paesi. Il primo giorno di luglio, De Gasperi tenta un ultimo appello al Consiglio dei quattro ministri degli esteri delle potenze vincitrici da guerra, incaricati di redigere i testi dei trattati di pace a Parigi, incaricando la rappresentanza italiana di sostenere i diritti e le tesi italiane. Ma il giorno successivo appare chiaro che Trieste viene tolta all'Italia e il giorno appresso le colonie. Il pensiero del Times sulla pace con l'Italia è che il governo dovrà accettare le condizioni che gli verranno imposte. Alla fine, le condizioni della bozza del trattato di pace che riguardano l'Italia vengono decise e presentate alla conferenza di pace imponendole al governo repubblicano italiano, di cui le clausole principali concordate tra le potenze vincitrici furono rese note in Italia da un comunicato ANSA, il giorno dell'apertura del 29 luglio 1946. La geopolitica internazionale. Pur ammettendo che, con l'aiuto degli elementi democratici del popolo italiano, il regime fascista venne rovesciato il 25 luglio 1943 e l'Italia, essendosi arresa senza condizioni, dichiarò guerra alla Germania alla data del 13 ottobre, divenendo così co-belligerante nella guerra contro la Germania stessa, aveva determinato la responsabilità della guerra di aggressione con le potenze alleate e le altre Nazioni Unite, avendo l'Italia fascista partecipato al patto tripartito con la Germania e il Giappone. Le condizioni imposte all'Italia furono pesantissime, in contrasto con il preambolo contenuto nel trattato di pace. De Gasperi, giunto a Parigi il 7 agosto, dovette aspettare 3 giorni prima di essere ammesso a parlare ai delegati della conferenza di pace il 10 agosto 1946.
contatto e fermezza, lo statista italiano fece presente ai delegati delle potenze vincitrici che la bozza in questione non si limitava a regolare le questioni pendenti a seguito degli avvenimenti bellici così come indicati nel testo del preambolo del documento. Infatti essa imponeva anche la cessione di territori sui quali la sovranità dell'Italia era stata riconosciuta già in epoca antecedente all'avvento del regime fascista, in particolare al tracciato della frontiera orientale che era stato liberamente definito nel 1920 dal Trattato di Rapallo. Per questo De Gasperi non la riteneva conforme ai principi di giustizia che avevano ispirato la comune volontà delle parti firmatarie. Tutto il lungo discorso di De Gasperi, sebbene raggiunse un ampio consenso dal punto di vista teorico, permettendogli maggiore considerazione personale da parte delle potenze internazionali nell'immediato futuro, in particolare da quella degli Stati Uniti d'America con la stretta di mano di Byrne, seduta ad un banco verso il centro che lo ha salutato al passaggio con un cordiale sorriso, non modificò in alcun modo le decisioni già prese in sede consultiva dalle potenze vincitrici della guerra. L'ingresso stesso dell'Italia all'ONU, peraltro, fu accordato soltanto il 14 dicembre 1955, dopo la risoluzione della questione di Trieste, essendo venuto meno il veto dell'Unione Sovietica. Prendendo la parola in questo consesso mondiale, sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me, e soprattutto la mia qualifica di ex nemico, che mi fa considerare come imputato e l'essere citato qui dopo che i più influenti di voi hanno già formulato le loro conclusioni in una lunga e faticosa elaborazione. Non corro io il rischio di apparire come uno spirito angusto e perturbatore, che si fa portavoce di egoismi nazionali e di interessi unilaterali? Signori, è vero. Ho il dovere innanzi alla coscienza del mio paese e per difendere la vitalità del mio popolo di parlare come italiano. Ma sento la responsabilità e il diritto di parlare anche come democratico antifascista, come rappresentante della nuova Repubblica che, armonizzando in sé le aspirazioni umanitarie di Giuseppe Mazzini, le concezioni universaliste del cristianesimo e le speranze internazionaliste dei lavoratori è tutta rivolta verso quella pace duratura e ricostruttiva che voi cercate e verso quella cooperazione fra i popoli che avete il compito di stabilire. Ebbene, permettete che vi dica con la franchezza che un alto senso di responsabilità impone in quest'ora storica a ciascuno di noi, questo trattato è, nei confronti dell'Italia, estremamente duro. Ma se esso tuttavia fosse almeno uno strumento ricostruttivo di cooperazione internazionale, il sacrificio nostro avrebbe un compenso. L'Italia che entrasse, sia pure vestita del saio del penitente nell'ONU, sotto il patrocinio dei quattro, tutti d'accordo nel proposito di bandire nelle relazioni internazionali l'uso della forza, come proclama l'articolo 2 dello Statuto di San Francisco, in base al principio della sovrana uguaglianza di tutti i membri, come è detto allo stesso articolo, tutti impegnati a garantirsi vicendevolmente l'integrità territoriale e l'indipendenza politica. Tutto ciò potrebbe essere uno spettacolo non senza speranza e conforto. L'Italia avrebbe subito delle sanzioni per il suo passato fascista, ma messa una pietra tombale sul passato, tutti si ritroverebbero uguali nello spirito della nuova collaborazione internazionale. Si può credere che sia così? Evidentemente ciò è nelle vostre intenzioni, ma il testo del trattato parla un altro linguaggio. In un congresso di pace è estremamente antipatico parlare d'armi e di strumenti di guerra. Vi devo accennare, tuttavia, perché nelle precauzioni prese dal trattato contro un presumibile riaffacciarsi di un pericolo italiano, si è andati tanto oltre da rendere precaria la nostra capacità difensiva connessa con la nostra indipendenza. Mai, mai nella nostra storia moderna le porte di casa furono così spalancate, mai le nostre possibilità di difesa così limitate.
Ciò vale per la frontiera orientale come per certe rettifiche dell'occidentale ispirate non certo ai criteri della sicurezza collettiva. Né questa volta ci si fa balenare la speranza di Versailles, cioè il proposito di un disarmo generale del quale il disarmo dei 20 sarebbe solo un anticipo. Ma in verità, più che il testo del trattato, ci preoccupa lo spirito. Esso si rivela subito nel preambolo. Il primo considerando riguarda la guerra di aggressione e voi lo ritroverete tale quale in tutti i trattati coi cosiddetti ex satelliti. Ma nel secondo considerando, che riguarda la co-belligeranza, voi troverete nel nostro un apprezzamento sfavorevole che cercherete invano nei progetti per gli stati ex nemici. Esso suona, considerando che sotto la pressione degli avvenimenti militari il regime fascista fu rovesciato. Ora non va dubbio che il rovesciamento del regime fascista non fu possibile che in seguito agli avvenimenti militari. Ma il rivolgimento non sarebbe stato così profondo se non fosse stato preceduto dalla lunga cospirazione dei patrioti, che in patria e fuori agirono a prezzo di immensi sacrifici, senza l'intervento degli scioperi politici nell'industria del Nord, senza l'abile azione clandestina degli uomini dell'opposizione parlamentare antifascista. Ed è qui presente uno dei suoi più fattivi rappresentanti, che spinsero al colpo di Stato. Rammentate che il comunicato di Potsdam del 2 agosto 1945 proclama: «L'Italia fu la prima delle potenze dell'asse a rompere con la Germania, alla cui sconfitta essa diede un sostanziale contributo ed ora si è aggiunta agli alleati nella guerra contro il Giappone. L'Italia ha liberato se stessa dal regime fascista e sta facendo buoni progressi verso il ristabilimento di un governo e istituzioni democratiche». Tale era il riconoscimento di Potsdam. Che cosa è avvenuto perché nel preambolo del trattato si faccia ora sparire dalla scena storica il popolo italiano, che fu protagonista? Forse che un governo designato liberamente dal popolo, attraverso l'Assemblea Costituente della Repubblica, merita meno considerazione sul terreno democratico? La stessa domanda può venir fatta circa la formulazione così stentata ed agra della co-belligeranza. Delle forze armate italiane hanno preso parte attiva alla guerra contro la Germania. Delle forze? Ma si tratta di tutta la marina da guerra, di centinaia di migliaia di militari per i servizi di retrovia, del corpo italiano di liberazione, trasformatosi poi nelle divisioni combattenti e, last but not least, dei partigiani, autori soprattutto dell'insurrezione del Nord. Le perdite nella resistenza contro i tedeschi, prima e dopo la dichiarazione di guerra, furono di oltre 100.000 uomini tra morti e dispersi, senza contare militari e civili vittime dei nazisti nei campi di concentramento e di 50.000 patrioti caduti nella lotta partigiana. 18 mesi durò questa seconda guerra, durante i quali i tedeschi indietreggiarono lentamente verso nord, spogliando, devastando, distruggendo quello che gli aerei non avevano abbattuto. Il rapido crollo del fascismo dimostrò essere vero quello che disse Churchill. Un uomo solo ha voluto questa guerra. E quanto fosse profetica la parola di Stimson, allora ministro della guerra americano. La resa significa un atto di sfida ai tedeschi che avrebbe cagionato al popolo italiano inevitabili sofferenze. Ma è evidente che, come la prefazione di un libro, anche il preambolo è stato scritto dopo il testo del trattato, e così bisognava ridurre, attenuare il significato della partecipazione del popolo italiano ed in genere della co-belligeranza perché il preambolo potesse in qualche maniera corrispondere agli articoli che seguono. Infatti, dei 78 articoli del trattato, la più parte corrisponde ai primi due considerando, cioè alla guerra fascista e alla resa. Nessuno ha il considerando della co-belligeranza, la quale si ritiene già compensata con l'appoggio promesso all'Italia per l'entrata nell'ONU. Compenso garantito anche a stati che seguirono o poterono seguire molto più tardi l'esempio dell'Italia antifascista. Il carattere punitivo del trattato risulta anche dalle clausole territoriali. E qui non posso negare che la soluzione del problema di Trieste implicava difficoltà oggettive, che non era facile superare. Tuttavia anche questo problema è stato inficiato fin dall'inizio da una psicologia di guerra,
da un richiamo tenace ad un presunto diritto del primo occupante e dalla mancata tregua fra le due parti più direttamente interessate. Mi avete chiamato a Londra il 18 settembre 1945. Abbandonando la frontiera naturale delle Alpi e per soddisfare alle aspirazioni etniche jugoslave, proposi allora la linea che Wilson aveva fatta propria quando, il 23 aprile 1919, nella conferenza della pace a Parigi invocava una decisione giusta ed equa, non già una decisione che eternasse la distinzione tra vincitori e vinti. Proponevamo inoltre che il problema economico della Venezia Giulia venisse risolto internazionalizzando il porto di Trieste e creando una collaborazione col porto di Fiume e col sistema ferroviario Danubio-Sava-Adriatico. Era naturalmente inteso che si dovesse introdurre parità e reciprocità nel trattamento delle minoranze, che Fiume riavesse lo status riconosciuto a Rapallo, che il carattere di Zara fosse salvaguardato. Il giorno dopo, signori ministri, avete deciso di cercare la linea etnica in modo che essa lasciasse il minimo di abitanti sotto il dominio straniero. A tale scopo disponeste la costituzione di una commissione d'inchiesta. La commissione lavorò nella Venezia Giulia per 28 giorni. Il risultato dell'inchiesta fu tale che io stesso, chiamato a Parigi a dire il mio avviso il 3 maggio 1946, ne approvai, sia pure con alcune riserve, le conclusioni di massima. Ma i rappresentanti jugoslavi, con argomenti di sapore punitivo, sul possesso totale della Venezia Giulia e specie di Trieste. Cominciò allora l'affannosa ricerca del compromesso. E quando lasciai Parigi, correva voce che gli anglo-americani, abbandonando le linee etniche, si ritirassero su quella francese. Questa linea francese era già una linea politica di comodo, non più una linea etnica nel senso delle decisioni di Londra, perché rimanevano nel territorio slavo 180.000 italiani e in quello italiano 59.000 slavi. Soprattutto essa escludeva dall'Italia Pola e le città minori della costa istriana occidentale ed implicava quindi per noi una perdita insopportabile. Ma per quanto inaccettabile, essa era almeno una frontiera italo-jugoslava che aggiudicava Trieste all'Italia. Ebbene, che cosa è accaduto sul tavolo del compromesso durante il giugno? Perché il 3 luglio il Consiglio dei Quattro rovesciasse le decisioni di Londra e facesse della linea francese non più la frontiera tra Italia e Jugoslavia, ma quella di un cosiddetto territorio libero di Trieste, con particolare statuto internazionale? Questo rovesciamento fu per noi una amarissima sorpresa e provocò in Italia la più profonda reazione. Nessun sintomo, nessun cenno poteva autorizzare gli autori del compromesso a ritenere che avremmo assunto la benché minima corresponsabilità di una simile soluzione che incide nelle nostre carni e mutila la nostra integrità nazionale. Appena avuto sentore di tale minaccia, il 30 giugno telegrafavo ai quattro ministri degli esteri la presente preghiera di ascoltarmi, dichiarando di voler assecondare i loro sforzi per la pace, ma mettendoli in guardia contro espedienti che sarebbero causa di nuovi conflitti. La soluzione internazionale, dicevo, com'è progettata non è accettabile, e specialmente l'esclusione dell'Istria occidentale fino a Pola causerà una ferita insopportabile alla coscienza nazionale italiana. La mia preghiera non ebbe risposta e venne messa agli atti. Oggi non posso che rinnovarla, aggiungendo degli argomenti che non interessano solo la nostra nazione, ma voi tutti che siete ansiosi della pace del mondo. Il territorio libero, come descritto dal progetto, avrebbe una estensione di 783 km quadrati, con 334.000 abitanti concentrati per tre quarti nella città capitale. La popolazione si comporrebbe, secondo il censimento del 1921, di 266.000 italiani, 49.501 slavi, 18.000 altri. Lo Stato sarebbe tributario della Jugoslavia e dell'Italia in misura uguale per la forza elettrica. Comunicherebbe con il suo hinterland con tre ferrovie slave e una italiana. Le spese necessarie per il bilancio ordinario sarebbero da 5 a 7 miliardi. Il gettito massimo dei tributi potrebbe toccare il miliardo.
Trieste e il suo porto dall'Italia hanno avuto dal 1919 al 1938 larghissimi contributi per opere pubbliche e le industrie triestine come i cantieri, le raffinerie, le fabbriche di conserve, non solo sorte in seguito a facilitazioni, esenzioni fiscali, sussidi, anche le linee di navigazione, ma sono vincolate tutte ai mercati italiani. Già ora il trattato proietta la sua ombra sull'attività produttiva di Trieste, perché non si crede alla vitalità della sistemazione e alla sua efficienza economica. Come sarà possibile, obiettano i triestini, mantenere l'ordine in uno Stato non accetto né agli uni né agli altri, se oggi ancora gli alleati, che pur vi mantengono forze notevoli, non riescono a garantire la sicurezza personale? Il problema interno è forse il più grave. Ogni gruppo etnico chiederebbe soccorso ai suoi e le lotte si complicherebbero col sovrapporsi del problema sociale, particolarmente acuto e violento in situazioni come quelle di un emporio commerciale e industriale. Come farà l'ONU ad arbitrare e ad evitare che le lotte politiche interne assumano carattere internazionale? Voi rinserrate nella fragile gabbia d'uno statuto i due contendenti con razioni scarse e copiosi diritti politici e voi pretendete che non vengano alle mani e non chiamino in aiuto gli slavi schierati tutti all'intorno a 8 km di distanza e gli italiani che tendono il braccio attraverso un varco di 2 km? Ovvero pensate davvero di fare del porto di Trieste un emporio per l'Europa centrale? Ma allora il problema è economico e non politico. Ci vuole una compagnia, un'amministrazione internazionale, non uno Stato, un'impresa con stabili basi finanziarie, non una combinazione giuridica collocata sulle sabbie mobili della politica. Per correre il rischio di tale non durevole espediente, voi avete dovuto aggiudicare l'81% del territorio della Venezia Giulia agli jugoslavi. Ed ancora essi se ne lagnano come di un tradimento degli alleati e cercano di accaparrare il resto a mezzo di formule giuridiche costituzionali del nuovo Stato. Avete dovuto far torto all'Italia, rinnegando la linea etnica, avete abbandonata alla Jugoslavia la zona di Parenzo-Pola, senza ricordare la Carta Atlantica, che riconosce alle popolazioni il diritto di consultazione sui cambiamenti territoriali, anzi, ne aggravate le condizioni stabilendo che gli italiani della Venezia Giulia passati sotto la sovranità slava che opteranno per conservare la loro cittadinanza potranno entro un anno essere espulsi e dovranno trasferirsi in Italia abbandonando la loro terra, le loro case, i loro averi. Che più? I loro beni potranno venire confiscati e liquidati come appartenenti a cittadini italiani all'estero, mentre l'italiano che accetterà la cittadinanza slava sarà esente da tale confisca. L'effetto di codesta vostra soluzione è che, fatta astrazione del territorio libero, 180.000 italiani rimangono in Jugoslavia e 10.000 slavi in Italia, secondo il censimento del 1921, e che il totale degli italiani esclusi dall'Italia, calcolando quelli di Trieste, è di 446.000. Né per queste minoranze avete minimamente provveduto, mentre noi in Alto Adige stiamo preparando una generosa revisione delle opzioni ed è già stato raggiunto un accordo su una ampia autonomia regionale da sottoporsi alla Costituente. A qual pro dunque ostinarsi in una soluzione che rischia di creare nuovi guai? A qual pro voi vi chiuderete gli orecchi alle grida di dolore degli italiani dell'Istria? Ho presente una sottoscrizione di Pola, che sono pronti a partire, ad abbandonare terre focolari pur di non sottoporsi al nuovo regime? Lo so, bisogna fare la pace, bisogna superare la stasi, ma se avete rinviato di un anno la questione coloniale, non avendo trovato una soluzione adeguata, come non potreste fare altrettanto per la questione giuliana? C'è sempre tempo per commettere un errore irreparabile. Il trattato sta in piedi anche se rimangono aperte alcune clausole territoriali. È una pace provvisoria, ma anche da Versailles a Cannes si dovette procedere per gradi. Altre questioni rimangono aperte o sono risolte nel trattato negativamente. Non posso ritenere, per esempio, che i nostri rapporti con la Germania si possano considerare definiti con l'articolo 67 di codesto trattato, il quale impone all'Italia la rinuncia a qualsiasi reclamo
compresi i crediti contro la Germania e i cittadini germanici fino alla data dell'8 maggio 1945, cioè dopo che l'Italia era in guerra con la Germania da 19 mesi. I nostri tecnici calcolano a circa 700 miliardi di lire, cioè a circa 3 miliardi di dollari, la somma che possiamo reclamare dalla Germania per il periodo della cobelligeranza. E noi ci dovremmo semplicemente rinunciare? Non può essere questo un provvedimento definitivo, bisognerà pure riparlarne quando si farà la pace con la Germania. E allora non è questo un altro argomento per provare che il completo assestamento d'Europa non può avvenire che dopo la pace con la Germania? Stabiliamo le basi fondamentali del trattato. L'Italia accetterà di fare i sacrifici che può. Mettiamoci poi a tavolino, noi e gli jugoslavi in prima linea, e cerchiamo un modo di vita, una collaborazione, perché senza questo spirito le formule del trattato rimarranno vuote. Non è a dire con ciò che per tutto il resto il trattato sia senz'altro accettabile. Alcune clausole economiche sono durissime. Così, per esempio, l'articolo 69 che concede ad ogni potenza alleata o associata il diritto di sequestrare, ritenere o liquidare tutti i beni italiani all'estero, salvo restituire la eventuale quota eccedente i reclami delle Nazioni Unite. L'applicazione generale di tale articolo avrebbe conseguenze insopportabili per la nostra economia. Ci attendiamo che tali disposizioni vengano modificate soprattutto se, come non dubito, si darà modo ai miei collaboratori di esprimersi a fondo su questo come su ogni altro argomento in seno alle competenti commissioni. Così ancora l'articolo 62 ci si impone una rinuncia contraria al buon diritto e alle norme internazionali. La rinuncia cioè a qualsiasi credito derivante dalle convenzioni sul trattamento dei prigionieri. Logica conseguenza della cobelligeranza è anche che, a datare dal 13 ottobre 1943, lo spirito con cui devono essere regolati i rapporti economici tra noi e gli alleati sia diverso. Non si tratta più di spese di occupazione previste all'epoca dell'armistizio per un breve periodo, ma di spese di guerra sul fronte italiano. Ad esse il governo italiano vuole contribuire nei limiti delle sue possibilità economiche, ma nei modi che di tale capacità tengano conto. In quanto alle riparazioni, pur essendo disposti a sopportare sacrifici, dobbiamo escludere che si facciano gravare sull'economia italiana oneri imprecisati e per un tempo indeterminato, e nei riguardi dei territori ceduti o liberati si dovrà tener conto degli enormi investimenti da noi fatti per opere pubbliche per lo sviluppo culturale e materiale di tali paesi. Se le clausole del trattato venissero imposte nella loro totalità e crudezza, noi firmando commetteremmo un falso, perché l'Italia, nel momento attuale con una diminuzione dei salari reali di oltre il 50% e del reddito nazionale di oltre il 45%, ha già visto ridurre la sua capacità di produzione fino al punto da non poter acquistare all'estero le derrate alimentari e le materie prime. Ulteriori peggioramenti provocherebbero il caos monetario, l'insolvenza e la perdita della nostra indipendenza economica. A chi ci gioverebbe allora essere ammessi ai benefici del Consiglio Economico e Sociale dell'ONU? Prendiamo atto con soddisfazione che nella conferenza dei quattro, seduta del 10 maggio, la proposta di affidare all'Italia sotto forma di amministrazione fiduciaria le sue colonie ha incontrato consensi. Confidiamo che tale assenso trovi pratica applicazione nel momento di deliberare. In tale attesa, purché non si chiedano rinunce preventive, non facciamo obiezioni al rinvio né al prolungamento dell'attuale regime di controllo militare in quei territori. Ma noi ci attendiamo che l'amministrazione di quei territori durante l'anno di proroga sia in conformità della legge internazionale, affidata almeno per una equa parte ai funzionari italiani, sia pure sotto il controllo delle autorità occupanti. E facciamo viva istanza perché decine e decine di migliaia di profughi dalla Libia, Eritrea e Somalia che vivono in condizioni angosciose in Italia o in campi di concentramento della Rhodesia o nel Kenya possano ritornare alle loro sedi. Circa le questioni militari, le nostre obiezioni potranno più propriamente essere esposte nella commissione rispettiva.
Basti qui riaffermare che la flotta italiana, dopo essersi data tutta alla co-belligeranza e aver operato in favore della causa comune per 3 anni e fino a tutt'oggi sotto propria bandiera gli ordini del Comando Supremo del Mediterraneo, non può oggi, per ovvie ragioni morali e giuridiche, venir trattata come bottino di guerra. Ciò non esclude che nello spirito degli accordi Cunningham-de-Courten essa contribuisca entro giustificati limiti a restituzioni o compensi. Signori ministri, signori delegati, per mesi e mesi ho atteso invano di potervi esprimere in una sintesi generale il pensiero dell'Italia sulle condizioni della sua pace ed oggi, ancora comparendo qui, nella veste di ex nemico, veste che non fu mai quella del popolo italiano, innanzi a voi, affaticati dal lungo travaglio o anelanti alla conclusione, ho fatto uno sforzo per contenere il sentimento e dominare la parola, onde sia palese che siamo lungi dal voler intralciare, ma intendiamo costruttivamente favorire la vostra opera in quanto contribuisca ad un assetto più giusto nel mondo. Chi si fa interprete oggi del popolo italiano è combattuto da doveri apparentemente contrastanti. Da una parte, egli deve esprimere l'ansia, il dolore, l'angosciosa preoccupazione per le conseguenze del trattato. Dall'altra, riaffermare la fede della nuova democrazia italiana nel superamento della crisi della guerra e nel rinnovamento del mondo operato con validi strumenti di pace. Tale fede nutro io pure, e tale fede sono venuti qui a proclamare con me i miei due autorevoli colleghi. L'uno, già presidente del Consiglio, prima che il fascismo stroncasse l'evoluzione democratica dell'altro dopoguerra. Il secondo, presidente dell'Assemblea Costituente Repubblicana, vittima ieri dell'esilio e delle prigioni e animatore oggi di democrazia e di giustizia sociale. Entrambi interpreti di quell'Assemblea a cui spetterà di decidere se il trattato che uscirà dai vostri lavori sarà tale da autorizzarla ad assumerne la corresponsabilità senza correre il rischio di compromettere la libertà e lo sviluppo democratico del popolo italiano. Signori delegati, grava su di voi la responsabilità di dare al mondo una pace che corrisponda ai conclamati fini della guerra, cioè all'indipendenza e alla fraterna collaborazione dei popoli liberi. Come italiano non vi chiedo nessuna concessione particolare. Vi chiedo solo di inquadrare la nostra pace nella pace che ansiosamente attendono gli uomini e le donne di ogni paese che nella guerra hanno combattuto e sofferto per una meta ideale. Non sostate sui labili espedienti, non illudetevi con una tregua momentanea o con compromessi instabili. Guardate a quella meta ideale. Fate uno sforzo tenace e generoso per raggiungerla. È in questo quadro di una pace generale e stabile, signori delegati, che vi chiedo di dare respiro e credito alla Repubblica d'Italia. Un popolo lavoratore di 47 milioni è pronto ad associare la sua opera alla vostra per creare un mondo più giusto e più umano.